Alcune differenze operative che ci aiutano a capire se davanti a noi c'è seduto un agente immobiliare o un semplice venditore di case. Differenza numero 1. Gli agenti immobiliari non accettano incarichi di vendita per case per le quali il prezzo da esporre in vetrina è stabilito, imposto, deciso dalla parte venditrice. Il venditore di case invece accetta qualsiasi incarico. Ci possiamo provare. Differenza numero 2. Un agente immobiliare reperisce, analizza e verifica tutta la documentazione di una casa ancor prima di metterla in vetrina. Il venditore di casa invece sceglie di rimandare questa attività ad una fase successiva ad una proposta d'acquisto. Differenza numero 3. Un agente immobiliare, prima di far sottoscrivere una proposta d'acquisto, si adopera nel mostrare e molto spesso fornire tutta la documentazione di quella casa. Il venditore di casa invece, prima di acconsentire l'accesso alle informazioni su quella casa, chiede ai propri clienti un impegno con una proposta d'acquisto irrevocabile. Per una questione di privacy. E veniamo alla differenza numero 4. Un agente immobiliare rende noto, rende pubblico l'indirizzo completo di una casa inserendolo nell'annuncio immobiliare di vendita. Il venditore di case invece comunica l'indirizzo completo e preciso della casa proposta in vendita soltanto in occasione della conferma dell'appuntamento di visita. La differenza numero 5. Un agente immobiliare è in grado di dimostrare qual è il reale valore di una casa. Il venditore di case si limita a dirti che la proprietà non intende assolutamente accettare proposte inferiori ad un determinato prezzo, ha già rifiutato in passato proposte d'acquisto ad un determinato prezzo, ti fa una confidenza. Quella casa è stata visitata già da molte altre persone che con molta probabilità arriveranno in agenzia proprio per sottoscrivere una proposta d'acquisto. Non c'è tempo da perdere. Sta a te capire al più presto se per l'acquisto della tua casa sei seduto al tavolo con un agente immobiliare o con un venditore di case. Ci vediamo dall'altra parte.